Für viele ItalienerInnen war 2023 kein leichtes Jahr. Sie hatten nicht nur mit den Auswirkungen der Inflation zu kämpfen. Laut neuesten Umfragen ist die Hälfte der italienischen Bevölkerung ernsthaft besorgt wegen des Krieges im Gazastreifen. Auch der Krieg in der Ukraine sorgt weiterhin für Beunruhigung. Dennoch wollen viele ItalienerInnen die Weihnachtszeit genießen. Abbiamo passato tutti un anno impegnativo su vari fronti. Queste guerre sì, ci preoccupano un po', ci preoccupa un po' anche lo stato, diciamo, di salute della nostra nazione, sinceramente. Siamo tutti un po' provati, ecco, ci vuole un po' di attenzione, però non dobbiamo perdere la speranza perché, insomma, che l'anno nuovo porti un po' di pace. Intanto con la grande speranza che vengano risolti quei due problemi della guerra che sono veramente terribili. Però io vedo che tutto questo così, giusta da gioia di essere felice a Natale, io auguro a tutti buon Natale, eccetera. Però dietro purtroppo ci sono delle cose anche nel nostro paese impellenti di persone che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Credo anche che ci sia spazio per la speranza, per vivere nello spirito natalizio, che significa appunto credere nel futuro, credere nelle cose potranno andare bene se noi le faremo andare bene. Dipende da noi, certo, da noi esseri umani. Die Straßen von Rom sind wie immer zur Weihnachtszeit gut gefüllt, mit EinwohnerInnen und TouristInnen. Despite all, it looks like Italians are not ready to give up on their holidays, especially during the festive period. In fact, according to the latest available data, holiday bookings between the end of 2023 and the beginning of 2024 have increased by almost 15% compared to the previous year. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome.